I tamponi sono per i passeggeri in arrivo da Malta, Bucarest e Girona, come da disposizioni del Ministero della Sanità, c'è stata un'ordinanza del Ministro e naturalmente ripetuta e confermata dalla Regione Abruzzo. Quindi questi tre voli, quando arrivano i passeggeri, vengono sottoposti a tampone dalla ASL competenti di Chieti in questo momento o anche di Pescara, tramite il Comitato della Salute Pubblica Abruzzese, che è diretto dal dottor Albani, in questo momento dalla dottoressa Dentino. Con la collaborazione della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine, noi facciamo scendere i passeggeri e, una volta ritirati i bagagli, i passeggeri incolonnati in distanza di sicurezza vengono mandati a riempire delle schede in cui danno le loro generalità, numero di telefono, eccetera, e poi un'organizzazione mobile del 118 gli fa il tampone all'esterno dell'aeroporto, raccomandando ovviamente di stare in casa quelle 24-48 ore necessarie per avere l'esito del tampone stesso sul cellulare o via email. Sta accadendo quello che forse si pensava potesse succedere: molti turisti che avevano acquistato un biglietto aereo per alcune destinazioni non si sono presentati in aeroporto. Beh sì, diciamo che queste tre località al momento appaiono a rischio, a un rischio quantomeno superiore a tutte le altre, piuttosto consistente, e quindi la prudenza magari fa decidere a delle famiglie, a dei gruppi di turisti, a qualcuno, di non partire, anche rimettendoci qualche decina di euro per i biglietti. Mi pare una ragionevole misura di prudenza che naturalmente è valutata da ognuno con la propria coscienza e la propria libertà. Quello che sta accadendo, Presidente, in prospettiva che cosa significa per l'aeroporto d'Abruzzo? Noi lavoriamo per far viaggiare tutti in sicurezza e di questo i passeggeri e gli abruzzesi possono essere tranquilli. L'aeroporto è nella massima sicurezza sanitaria e nel massimo controllo. Qui vengono applicate tutte le misure e forse qualcuna di più, come addirittura la sanificazione dei bagagli in partenza e in arrivo che abbiamo adottato da oggi. Noi portiamo mascherine obbligatorie, abbiamo distanza di sicurezza, abbiamo percorsi separati, sanificazione, chi arriva qui sta tranquillo. Poi è chiaro che chi arriva in un altro posto o in un altro stato o in un'altra destinazione purtroppo trova lì, o per fortuna, le regole di quel posto, di quella destinazione, di quello stato, e lì non valgono certo né quelle italiane né quelle dell'aeroporto d'Abruzzo. Per cui raccomandiamo a tutti di andare in posti presumibilmente sicuri e comunque di mantenere le misure che il governo italiano ha deciso, perché poi alla fine dei conti, come tutti stanno vedendo nel mondo, noi alla fine del mondo, della festa, siamo i più seri di tutti. Dopo la Cina, sicuramente l'Italia è il paese in cui il rigore sulle misure è stato maggiore e se ne vedono i risultati positivi, perché pur nella ripresa dei contagi sicuramente la nostra è inferiore a quella degli altri.